serre gelato sono per me importanti perché ovviamente nasco come pasticcere. In quasi tutti i dessert metto sempre il gelato, però non solo sui dessert. Allora, il gelato secondo me viene utilizzato un po' a 360 gradi. Quindi cosa significa? Partendo sia dagli antipasti fino ad arrivare al dolce. Nella tenuta dove siamo a Villa Petriolo, ovviamente all'interno ci sono vari punti ristorativi. Questi punti ristorativi mi permettono ovviamente di trattare il gelato in vari modi. Quindi da una parte c'è ovviamente il fine dining dove hai un'esperienza enogastronomica, quindi puoi partire da un antipasto con un abbinamento caldo freddo, magari con un gelato anche leggermente salato, per arrivare poi magari alla fine avere un gelato praticamente salato abbinato a un dolce. Quindi giocare un po' con questi gusti e con i contrasti. Mentre dall'altra parte abbiamo la parte più tradizionale, fai il gelato classico, lo puoi servire alla trattoria, quindi come fine pasto, oppure anche in bordo piscina dove fai le coppe gelato da dare al cliente in mezzo alla natura con una piscina Infinity che guardi le colline toscane, quindi insomma è un bel prodotto. Gelato al miele di Petriolo, quindi all'interno di Petriolo siamo dentro un'azienda agricola, sono 180 ettari di resort e abbiamo le arnie, ovviamente, quindi produciamo miele, mille fiori. Che non è mai il solito miele, perché a seconda della stagione ovviamente cambia. E questo è molto importante. Poi, ovviamente, l'allevamento degli animali, quindi le capre, gli asini, le pecore, la cinta senese, facciamo latte di capra, facciamo latte di pecore. Quindi ho voluto fare questo gelato con latte di capra e miele, mille fiori. Che è un gelato che viene servito sia al fine dining, come dicevo prima, che praticamente come gelato tradizionale, e quindi è proprio un raccontare il territorio in chiave moderna e anche tradizionale. Allora, la sostenibilità per noi è essenziale, ovviamente è quello che ci ha pagato poi con il premio della Stella Verde, però è nato tutto solo esclusivamente il progetto sulla sostenibilità. Quindi in cucina ovviamente si parla di microimpresa locale, quindi tutto completamente local, fatto internamente nell'azienda agricola, ma ovviamente tutto quello che non viene prodotto internamente viene fatto dalle aziende agricole limitrofi. Tutto questo crea un benessere, ovviamente, non solo all'interno nostro, ma anche delle persone che ci stanno vicino.